L'uomo è stato fermato ed arrestato a bordo di un pullman di linea dai carabinieri del nord. Da quanto si apprende, parito il colpo, il trentenne era in fuga dal capoluogo partenopeo, diretto probabilmente in Abruzzo. Il suo viaggio è stato interrotto dai militari pentri, allertati dai colleghi campani presso la stazione centrale di Isernia. Qui gli uomini dell'arma sono riusciti a bloccare il trentenne che era sul pullman e, dopo averlo trasferito presso il comando provinciale di Ponte San Leonardo ed espletato le formalità di rito, lo hanno consegnato ai militari del capoluogo partenopeo. L'incremento della retribuzione del direttore generale della salute del Molise, Marinella D'Innocenzo, stabilito dalla giunta regionale. Da 75.000 euro a 115.000 annui, un incremento che ha innescato polemiche politiche dall'opposizione e sui social media. Questi si soffermano sulla inopportunità di tale scelta, viste le difficoltà economiche del momento che attanagliano tanti molisani. Ma frattura non ci sta e motiva la scelta con il sostanziale incremento delle attività per la D'Innocenzo collegato all'approvazione del programma operativo straordinario della sanità regionale. Il suo lavoro, precisa il governatore, ci ha fatto risparmiare e ci farà risparmiare molto di più. Professionisti, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese sono loro i destinatari degli aiuti legati a Mifido di te, strumento messo in campo dalla Regione Molise a sostegno appunto di queste categorie. Si parte in questi giorni. La Molise finanziaria regionale utilizzerà risorse per quasi 9 milioni di euro al fine di elargire prestiti con un importo minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 25.000, con tassi vantaggiosi che vanno, in base all'affidabilità del richiedente, dallo 0,76 come tasso fisso minimo al 6,5 su base annua. Si tratta di uno strumento simile a quello già utilizzato in passato, ma in questa nuova versione vengono aumentati gli importi. La procedura è molto snella, sportello, e la domanda viene presentata per via informatica. Firmata CGL CISL, la missiva con la quale si chiede al prossimo sindaco di Isernia una maggiore attenzione verso la gestione della macchina amministrativa. Una lettera che arriva a pochi giorni ormai dall'appuntamento con le urne che fornisce indicazioni utili per affrontare questo problema. I sindacati chiedono una nuova dotazione organica con una collocazione di personale che segua criteri di equità e rispetto delle professionalità. Fare i puntati anche sulla necessità di assumere il comandante della municipale e nuovi agenti, ma anche sull'esigenza di prestare maggiore attenzione ai servizi cimiteriali, culturali e sportivi. Infine, CGL e CISL auspicano il ripristino delle relazioni sindacali, magari mediante incontri costruttivi che permettano di riprendere le contrattazioni e sanare situazioni di contenzioso con i dipendenti. Giustizia Andrea Orlando, con decreto del 27 maggio 2016, ha stabilito il ripristino degli uffici del giudice di pace, soppresso ai sensi dell'articolo 2,1 bis del decreto legge 31 dicembre 2014. Tra questi anche quelli molisani di Termoli e Venato, che dopo diversi mesi di assenza riavranno dunque gli uffici del giudice di pace nei propri centri. Dopo le richieste formulate dagli enti interessati, il ministro Orlando ha valutato positivamente le istanze dirette al ripristino degli stessi uffici che torneranno a funzionare a partire dal 2 gennaio 2017. Una vittoria importante per Termoli e Venafro, che si erano battuti in questi mesi al fine di non perdere questo importante presidio sul proprio territorio. L'assessorato regionale alle attività produttive che lascia il palazzo di Colle delle Arti a Capobasso, edificio privato che l'ente pubblico tiene in affitto da diversi anni con un canone di locazione pari a 40.000 euro mensili. Uffici dell'assessorato, da qualche mese guidato da Carlo Veneziale, si trasferiranno entro pochi giorni nella vecchia sede della Giunta, in via 24 maggio. Qui sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione. Subito dopo si procederà al trasloco. In questo modo, evidenzia tutta la regione, si concretizzerà un risparmio per le casse pubbliche di quasi 500.000 euro l'anno. Ci saranno anche 10 sindaci molisani alla tradizionale parata del 2 giugno a Roma. Quest'anno, infatti, in occasione dei 70 anni della Repubblica, 400 sindaci italiani sfileranno ai fori imperiali. L'invito è arrivato dal ministro della difesa Roberta Pinotti per coinvolgere nelle celebrazioni anche i primi cittadini. A rappresentare il Molise ci saranno la vice sindaco di Campobasso Bibiana Chierchia, i sindaci di Campochiaro Antonio Carlone, di Gambatesa Carmelina Genovese, di San Felice del Molise Corrado Zara, di Oratino Luca Fatica e poi i primi cittadini di Sant'Agapito Giuseppe Di Pila, di Molise.
Montaquila, Franco Rossi, Di Bonefro, Nicola Montagano e di Taverna, Simone Spadanuda.